Ciao amici e bentornati su Survival Hacking. Proseguono gli episodi sul calendario dell'avvento elettronico e vediamo quale gioco oggi ci verrà proposto da questa bellissima scatola. Ma subito dopo la sigla. Ed eccoci arrivati al 22esimo giorno del nostro calendario dell'avvento elettronico e andiamo subito a vedere che cosa c'è sotto il 22esimo scomparto. Abbiamo un'altra bella resistenza da marrone, verde, giallo, 150 kOhm. Il progetto si chiama Stroboscopio e effetti sonori. Quindi immagino che queste LED cominceranno a lampeggiare a tutto spiano. Togliamo la nostra bella 100K e mettiamo la nostra 150, che consentirà quindi l'esecuzione di un nuovo programma. Cambiamo la situazione dei LED, che semplicemente cambiano un po' di colore, ma niente di più. Tutto il resto rimane uguale? Direi di sì, quindi cambia molto poco. Vediamo che cosa fa questo. Semplicemente lampeggiano i LED velocemente per fare un effetto stroboscopico e con questi pulsanti si regola la velocità e fa anche un effetto sonoro, diciamo che fa tic 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 e basta. Chissà se metto un LED anche sul buzzer, che cosa succede? Lampeggia pure lui. Niente, dai, questo è veramente un pochino triste. Comunque, vabbè. Allora, loro raccontano che l'effetto stroboscopico consente di, al buio, ovviamente, lo spengo perché dà un po' fastidio, l'effetto stroboscopico al buio, se lo applicate su un oggetto che gira, non so, avete un motorino che sta girando, con questi LED che illuminano con questo lampeggio veloce, questo aggeggio rotante, se riuscite a sincronizzare il lampeggio con la rotazione, succede che vedrete fermo questo oggetto che invece sta ruotando. È un effetto classico che veniva utilizzato una volta per bilanciare le gomme delle automobili, per esempio. Chi se lo ricorda? Si facevano girare le ruote con un segno, diciamo, di riconoscimento sulla ruota e quindi questo stroboscopio, lampeggiando in sincrono con la ruota, faceva star ferma la ruota e vedevi quanto si spostava questo riferimento che avevi messo e capivi di quanto era sbilanciata la ruota, una cosa del genere. Questo era l'effetto che oggi proponeva il calendario nel suo giorno 22esimo, che insomma molto 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 leggero, ma ci dobbiamo accontentare, questo è quello che ci viene offerto e quindi per oggi va bene così. Alla prossima, ciao ciao. Bene amici, per questo video è tutto. Ricordatevi di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella. Venite a trovarmi anche su Patreon e continuate a seguirmi. Ci vediamo domani per un nuovo appuntamento alla scoperta del prossimo gioco di questo calendario dell'avvento elettronico. Ciao ciao!